Si procede ora alla consegna del premio di laurea offerto dalla signora Alessandra Rillo al dottor Giovanni Mazzi, miglior laureato nel corso di studi Computer and Automation Engineering del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, in memoria del coniuge, appuntato scelto dei carabinieri Giancarlo Forino, scomparso il 28 novembre 2017 in un tragico incidente stradale. Il militare prestava servizio presso la Compagnia di Siena come referente informatico ed era conosciuto e stimato dai colleghi, dagli appartenenti alle amministrazioni statali e da molti cittadini di Siena come persona di grande competenza informatica, ma anche come uomo semplice, sempre disponibile e generoso. Invitiamo sul palco la signora Alessandra Rillo e il colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena. Prende la parola la signora Alessandra Rillo. Le emozioni sono contrastanti e molto forti in questo momento per me. E posso solo dire che sono molto orgogliosa e molto onorata di poter consegnare questo premio di laurea nel settore che tanto coinvolgeva mio marito, perché era un grande appassionato di siti web, di informatica, era proprio una sua passione fortissima, e quindi per me è veramente un grande onore poter consegnare questo premio di laurea che è stato realizzato grazie alla collaborazione concreta tra l'Università di Siena e l'Arma dei Carabinieri. Io ringrazio moltissimo questa collaborazione concreta che c'è stata in tempi anche molto rapidi e in maniera anche molto semplice e lineare, e ha consentito appunto di poter attribuire questo premio di laurea. Io ringrazio veramente molto sia l'Arma sia l'Università di Siena, di cui faccio parte, e ringrazio i colleghi, ringrazio i docenti, ringrazio il rettore, che in questo periodo mi sono stati vicini, mi hanno dimostrato una stima e un affetto incredibili. Prende la parola il colonnello Stefano Di Pace. Desideravo anch'io ringraziare innanzitutto la signora Alessandra per questa davvero encomiabile e splendida iniziativa, che è vero che è stata sostenuta dall'Arma dei Carabinieri, dai colleghi e dagli amici di Giancarlo, però è stata portata avanti da lei immediatamente dopo quella tragica serata, ed è stata portata con determinazione e con volontà. Volevo inoltre ringraziare il magnifico rettore dell'Università di Siena, perché inserendo questa iniziativa in questa bellissima manifestazione l'ha voluta davvero valorizzare. E se qualche volta si dice, anzi se spesso si dice, che il valore della memoria passa attraverso i giovani, credo che voi, che siete le giovani generazioni, coloro a cui spetta il compito davvero di realizzare qualcosa di importante per il futuro, credo che voi siate i destinatari più importanti di questa splendida iniziativa. Avete sentito lo speaker
che ha dato brevi note su quella che era la figura di Giancarlo Forino. Soprattutto si è voluto evidenziare la semplicità della persona. Una persona molto semplice, una persona molto umile, ma di grande elevato spessore professionale. Spessore che oggi celebriamo in quella che era la sua competenza, la sua passione, questa passione per l'informatica. Informatica che aveva diffuso su tutto il comando provinciale. Davvero, aveva creato dei sistemi che avevano superato anche quelli che sono i nostri sistemi ufficiali, la nostra rete ufficiale. L'Arma dei Carabinieri ne ha una propria. Era una persona, cari dottoresse e dottori, era una persona che si è sempre dedicata con grande sacrificio, lo stesso sacrificio che voi tutti avete messo negli studi, che voi tutti avete profuso per diventare oggi quello che siete, ma che ancora non è sufficiente, perché dovete metterne altro, dovete soprattutto dare nuove energie per quello che volete fare sul piano personale, ma soprattutto per il nostro paese. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio ancora la signora Forino e ringrazio l'Università di Siena, cui voi tutti fate parte. Invitiamo sul palco il dottor Giovanni Mazza. La signora Alessandra Rillo consegna al dottor Giovanni Mazzi il premio di laurea in memoria di Giancarlo Forino.